www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Io volevo dirvi che oggi non è potuto venire il responsabile dell'associazione come responsabile delle adozioni a distanza. Questa è una delle missioni dell'associazione Casa Famiglia Rosetta, dedicata a Monsignor Cataldonaro. Ospita bambini malati di AIDS, quindi tutti quei bambini che avete visto sono tutti ammalati di AIDS. È un siero positivo questo tempo. È una comunità che è gestita dall'associazione, che sembra fa parte della nostra associazione. Sono Vincenzo, è un ragazzo di uno di voi che sicuramente conoscete, che ha fatto questa bella esperienza. Come sosteniamo questi bambini? Lo sosteniamo attraverso le adozioni. Chiunque può adottare un bambino di questi e può informarsi attraverso l'associazione telefonando e chiedendo a Francesco Lamagna. Alla fine daremo dei calendari, ci saranno i numeri di telefono e chiunque vuole può anche contribuire attraverso l'adozione. Sarebbe bello che ogni classe si adottasse un bambino e sarebbe la cosa più bella che oggi, il più bel Natale che potremmo offrire a questi bambini. Grazie. E adesso canterà Salvatore Pecoraro L'essenziale di Marco Menconi, curato da Lilla Lo Sardo. Ed è arrivato il momento di Salvatore Pecoraro. Beati loro poi, si scambiano le offese con i bene, succede anche a noi, li fa la guerra ambire e poi la pace, e nel silenzio mio annullo tuo singolo dolore per apprezzare quello. 19ª rassegna Canora, promossa da Casa Famiglia Rosetta. Mentre il mondo caga a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenza. Cerassi dentro amabili parole, annunciato prima che fossero vuote stupide. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengo anche a te, mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dalle eccessi, dalle cattive abitudini, tornerò l'origine, torna a te che sei per me l'essenziale. Cade a pezzi, mi allontano
questa pannellina che mi ha fatto la parata insieme a me. Mi ha dedicato la mia ragazza la canzone, ero troppo concentrato, non potevo dirlo. Alla sezione del Cantico delle Creature cantano Giuseppe Uscio, Salvatore Pecoraro, Carmelo D'Andrea, il volontario Gero Arnone e alla chitarra il nostro operatore Salvatore Losardo, curati dall'operatrice Lilla Losardo. Il Cantico delle Creature è considerato il primo canto artistico della letteratura italiana, ma resta sempre attuale nel suo significato. Il creato è dono di Dio per la vita di tutti gli uomini. Chiunque osservi fratello sole e sorella luna, madre terra, prati e fiori, sente sprigionarsi un immenso amore. La grandezza del fondatore, del creatore, si riflette nell'universo e in ogni singola creatura, da ciò che deriva il senso di fratellanza fra l'uomo e tutto il creato. La creazione diventa così un grandioso mezzo di lode al creatore. Alla chitarra Salvatore Losardo. Ed è arrivato il momento della esibizione di Carmelo D'Andrea. Fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che
senza lei. Ma sei stata un po' meno gelosa, un meno nervosa, un po' meno che. Ma sei io, sei lei. Se noi avessimo dato all'amore è giusta importanza, impegno e valore. Se noi amare vuol dire anche fuori, a nulla si impettare, che cosa è in più? Ma sei io, sei lei, sei io. C'è sempre che chiude le porte, sempre ci sta male. E lei alla fine tutto, quando solo che adesso non so più chi sei. Diciannovesimo rassegna canora promossa da Casa Famiglia Rosetta. Castelloincantato.it. La notizia corre in rete.